Oh ragazzi, come va? Oggi faccio un video un po' diverso. Cosa farei se io avessi 15 anni? Torniamo, mettiamo che l'Ambenedetto ha 15 anni, beati quelli che oggi hanno 15 anni. O se avessi 20 anni, 15 anni o 20 anni, diciamo, quell'età lì. 14 anni, 13 anni, 16 anni, 17 anni, beati voi che avete ancora davanti tutta la vita e spero che la viviate non in taccagneria. Se io avessi 15 anni o 20 anni, sicuramente una cosa farei: cercherei di andare via dall'Italia appena possibile. Non ho mai fatto video nella mia vita dove negli anni passati invitavo la gente ad andarsene via, che poi andarsene via è importante, nel senso che comunque più viaggi, più ti muovi, più comunque conosci altre realtà e più comunque cresci. Allora, io la vedo molto male per i ragazzi, vedo un futuro molto spianato e quindi quando hai tu 15 anni devi capire che è importante fare qualche studio, imparare qualcosa che poi ti permetta anche di poter viaggiare, di poterti anche mantenere, di poterti andare via e di poter viaggiare. Io se avessi oggi 15 anni, lo sapete cosa farei? Non farei una scuola meccanica come ho fatto io, poi ho studiato anche robotica, quelle cose lì. Io oggi come oggi, se avessi 15 anni, 13 anni, 14 anni, cioè un'età prima, diciamo, in cui devo decidere gli studi da fare, andrei a fare una scuola di cuoco. Andrei a fare questo tipo di studio. Cioè cercherei di diventare cuoco, perché cuoco è una attività che comunque lavorerai sempre, anche se ci saranno delle difficoltà, che ti permette di comunque viaggiare, che ti permette di emigrare, che se sei comunque in gamba ti permette anche di avere qualche buona soddisfazione economica. Io se avessi quell'età lì, oggi come oggi, studierei per diventare cuoco. Magari lavorerei qualche annettino in Italia, non lo so. E poi me ne andrei via, magari a 25, 26, a 30 anni di età. Ragazzi, io se avessi quell'età lì, perché reputo che studiare è importante, però bisogna studiare qualcosa che ti dia la possibilità anche di poter comunque lavorare, di poter avere un pochettino anche di possibilità di viaggiare. Ma io, per l'amor di Dio, ho fatto degli studi meccanici. Onestamente è stata una scelta anche ponderata mia già ai tempi, per il fatto che io sono nato in questa zona in cui le aziende meccaniche non sono mai mancate. E quindi ho detto, perché devo fare degli studi che poi non mi permettono di trovare lavoro? Ho pensato a quello. Però se tornassi indietro, forse qui c'è anche una scuola, mi pare, di cuoco in giro da qualche parte. Forse in Valsassi, non vorrei. Comunque studierei per fare il cuoco. Se tornassi indietro e se non facessi quello, cercherei di tutto per andare magari a studiare qualcosa all'estero, per andare a trasferirmi all'estero, non lo so dove, non lo so, magari la Germania, magari la Spagna, magari in qualsiasi posto. Ma io la vedo molto spianata. In Italia la situazione veramente è deprimente, cioè adesso fai due passi qui, quando ne trovi uno è sempre senza mascheriglia, è sempre, appena ti vedono, sì. Ragazzi, qui non ci si ripiglia più, no, qui la situazione è spianata. Io dico, dal mio punto di vista, gli studi, certo che poi se uno è figlio di papà, vuole studiare altri tipi di studi, può farlo. Puoi studiare storia, puoi studiare letteratura, puoi studiare storia della letteratura pakistana o spagnola, o portoghese o inglese. Però
Ragazzi, è vero, per l'amor di Dio, servono anche loro, ma che futuro hai? Che futuro hai? Io quando stavo in Germania c'era un ragazzo, gli ho fatto anche il video, andò a lavorare alla Pari, studiò il tedesco e poi dopo trovò un lavoro nelle risorse umane in Germania, in un'azienda. Cioè, questo l'ha laureato in lettere, a pieni voti. Ha fatto anni di precariato qui, ha preso in giro, dopodiché ha deciso di andarsene via. Per l'amor di Dio, sono anche belle, studiare è sempre importante, sono anche belle lauree, per l'amor di Dio, ma poi chi ti prende? Cosa vai a fare? Il professore precario, non precario, che non ti piglia nessuno. Allora io penso che quando uno è giovane deve puntare a capire che studiare è importante, ma soprattutto è importante ottimizzare il tempo e cercare di fare degli studi che ti possono dare un futuro. Se io ho parlato di fare il cuoco perché a me sarebbe piaciuto, se avessi 15 anni oggi farei quel tipo di studi lì, cioè studierei per diventare quello. Poi, oh, per l'amor di Dio, c'è quello che magari piace per diventare avvocato, dottore, eccetera eccetera, però veramente ragazzi, non buttate via il vostro tempo, soldi, denaro per fare studi che poi dopo non avete in mano niente e per trovarvi precari a 25 anni a lavorare magari precario in un call center, per dire, con tutto il rispetto. Però se uno ha studiato un certo studio, poi trovare lì... No ragazzi, io ragazzi giovani dico, per me studiare è importante. Imparare una professione, ma anche quello che ho imparato io, che per l'amor di Dio è interessante anche quello che faccio io. Però diciamo che questo tipo di studio, tante persone sono andate a fare il cuoco di là, sono andate in Germania, in Svizzera, in Giappone, ovunque. E per me può essere interessante questo qua. Se io avessi oggi 15-20 anni e non fossi figlio di papà, non fossi figlio di un politico, e mio padre sarebbe uno che fa un lavoro normale, quindi sono di una famiglia normale, io penso che in Italia di futuro ce n'è veramente poco. Di futuro veramente ce n'è poco. Poi, se sei un ragazzo capace, magari sei anche nelle mie zone, che magari qualche lavorettino per qualche giovane c'è ancora, che magari ti assume qualche azienda, impari un po' a fare, non lo so, il tornitore, il fresatore, il meccanico, qualche lavoretto, se ti accontenti lo trovi, se fai il muratore lo trovi, per dire, qualche tipo di lavoro, il carpentiere, quei lavori lì, sono ancora comunque secondo me ricercati, ma perché la gente non c'ha più voglia di farli. Quindi ragazzi miei di 15 anni vi dico una cosa: siete nell'età migliore, ma anche nell'età peggiore, perché ormai sono più i giovani di 15 o 20 anni che passano la loro vita nella stanzetta efebica, sono diventati degli hikikomori, degli asociali. Non va bene ragazzi, non va bene. Già questa cosa c'era già prima di questi lockdown, perché la situazione di chiusura, di piteicizzazione, del fatto che i giovani si chiudono in se stessi, delle chattine di WhatsApp, adesso sono messe anche magari quelli di Telegram. Cioè ragazzi, internet è una cosa meravigliosa, il web è una cosa meravigliosa, ma va sfruttato e va usato nelle sue per sfruttare le cose migliori, non va usato per richiudersi se stesso. Purtroppo molti si sono chiusi in se stesso, peccato.
che non si vede perché con il sole così dovrei farlo al contrario. Stasera c'è un bel tramonto, c'è anche un bel fiume, c'è il Resegone, peccato che non si vede perché è così. Però vi stavo dicendo questo, quindi ragazzi, il mio consiglio è uscire, socializzare, mai arrendersi, fare studi, studi che ti possono dare un futuro. E se lavorate, se iniziate a lavoricchiare, sfruttate tutti i voli low cost per poter viaggiare. Iniziate con i viaggi soliti, iniziate Francoforte, Londra, Berlino, iniziate a viaggiare ragazzi, perché viaggiare è importante. Mi raccomando ragazzi, non mollate mai. Io se avessi quell'età lì farei comunque questo. E vi mando un abbraccio, vi saluto, vi voglio bene. Akmatzila, sempre. Ieri ho visto che mi hanno mandato un po' di foto, i volontari che stanno aiutando un po' di persone. Anche ho visto anche quella bambina che purtroppo era rimasta orfana. Li ringrazio per il lavoro che stanno facendo. E ringraziate il fatto, ragazzi, che state in Italia, che bene o male non siete in questa situazione. Pensate a questi bambini, questi ragazzi, i quali ricevono le bombe in testa in Donbass. Quindi da questo punto di vista siamo ancora fortunati. Vi saluto, un abbraccio e ricordatevi sempre, mio consiglio ragazzi giovani, mai taccagneria, mai, 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 mai.